tutti i litti, le sofferenze e i mali che sono determinati in questo mondo sono finalizzati al loro assoluto superamento. In sostanza, il potere assoluto del Dio che si è crocifisso nel nostro personaggio relativo si esplica facendosi forza proprio del limite e della determinazione per ottenere una vittoria non puramente ideale, ma reale e fondata proprio sulla determinazione dei limiti reali della nostra vita. Come sia possibile, ve lo dimostro facilmente. Dio realizza tutto il futuro attraverso il 10 assoluto, quando lo divide per la forma unitaria assunta dal 10 in 9 unità. 10 diviso 9 unità diventa 1,1111 infinito, eterno, come periodo. Ebbene, se io sulla base reale del calcolo dei 10 noni avanzo per tempi relativi, tanto che ho prima 1, poi 1,1, poi 1,111, eccetera, io ho sempre un futuro che è infinito. Però intraprendo un cammino inverso che dal definito porta verso l'infinito, tanto da ottenere poi una infinita vittoria proprio basata sulla mia quantità definita. In sostanza, ogni creatore che desidera mettere in atto una avventura ideale del suo spirito è costretto a definirla con dei limiti. Possono essere lettere, vocali, tanto che un insieme di parole formi poi l'avventura contenuta in un libro, oppure può essere la determinazione di precise parole che esprimono il racconto nella sua definizione attraverso le parole, gli aggettivi, i verbi, gli avverbi e così via. Quindi, se il creatore non scegliesse mai il limite per delimitare la scrittura o il racconto della sua avventura ideale, essa resta nel vago. Quindi l'importante è che ogni limite che esista e sembri fatto non sia veramente fatto, ma sia disfatto, tanto che non si abbia in verità la realizzazione di un racconto, ma un racconto che ritorna alle sue origini nel Dio che lo ha pensato. Se la verità in atto è questa che retrocede nell'ideale di Dio e noi la vediamo nel suo valore inverso, noi ci poggiamo sul limite anche del dolore di tutti gli elementi negativi proprio per idealizzare i valori positivi grazie ai quali poi navigheremo per sempre in tutte le vite del prossimo nostro come noi stessi, ottenendo una vittoria infinita, ottenuta proprio attraverso quanto oggi non è stato inserito nella trama della vita di ciascuno, ma nella trama della vita di tutti gli altri come noi stessi.